L'esperienza extracorporea è un'esperienza incredibile. Significa percepirsi fuori dal corpo fisico, significa proprio vedersi completamente fuori, trovarsi in un'altra realtà con un altro corpo, un corpo nuovo, più sottile, più leggero. L'esperienza extracorporea è caratterizzata dall'assenza di vincoli materiali, di vincoli fisici. Ci troviamo fuori da questo involucro materiale che lo percepiamo come qualcosa di pesante e ci sentiamo più liberi, più realizzati, perché più a contatto con la nostra parte reale, con quello che realmente siamo, privi di quelle che sono le nostre infrastrutture, le nostre maschere che caratterizzano la nostra vita. Quindi è come se ci togliessimo tutti quanti i ruoli e tutti quanti i pesi di dosso, come se fossero della zavorra. Quindi ci troviamo fuori dall'involucro materiale e ci sentiamo più liberi, più realizzati. Normalmente chi ha un'esperienza extracorporea sperimenta una profonda gioia interiore. Perché? Perché ci troviamo in una, come dicevo prima, in una diversa condizione da quella solida, no? C'è maggiore libertà. Pensate a quanto può essere divertente e stimolante volare ovunque, andare in qualsiasi posto, attraversare, plasmare la materia a nostro piacimento, no? Questo accade, che noi siamo noi a determinare quello che accade e a come plasmare la nostra realtà. Possiamo volare, possiamo attraversare i muri. E possiamo andare in qualsiasi posto noi vogliamo, basta che apriamo una porta, una finestra e siamo in un'altra realtà, in un altro posto. Quindi trasportarci ovunque, in qualsiasi parte dell'universo, dalla nostra stanza più vicina, dalla nostra cucina o dal nostro salone, aprendo una porta, trovarci poi dall'altra parte dell'universo, in un altro pianeta, in un'altra realtà completamente diversa, sia nel passato che nel futuro, perché non esiste né il tempo né nello spazio lì. Il tempo e lo spazio esistono, ma sono, diciamo, bidirezionali. Ci possiamo muovere nel passato e allo stesso tempo nel futuro. È tutto quanto un eterno presente, è tutto quanto una realtà all'infuori del tempo che attraverso di noi, intorno a noi. Anche la nostra visione è a 360 gradi, perché noi vediamo tutto quello che ci circonda in una maniera più completa e ci arrivano una marea di informazioni da tutte le cose e tutti gli oggetti intorno a noi. Per la prima volta questa esperienza è come se ci desse una grandissima consapevolezza, perché ci rendiamo conto che siamo qualcosa di immensamente più grande, non siamo solo il corpo fisico, ma siamo ben altro. La nostra vita, dopo la nostra prima esperienza extracorporea, può cambiare radicalmente, in maniera più o meno drastica, e cominciamo a guardare le cose da un'altra prospettiva. Fino ad ora siamo sempre stati abituati ad identificarci col nostro corpo fisico. Per sperimentare la nostra essenza spirituale è fondamentale spezzare le catene materiali che ostacolano il nostro progresso. Quindi, quali sono queste catene materiali? La dipendenza dalla forma, dalla sostanza tridimensionale, nonché dall'intensità e dal fascino della vita fisica, no? Noi siamo talmente dipendenti da tutto questo che è tale l'identificazione con i nostri corpi, è molto molto forte. Questa identificazione è responsabile del profondo attaccamento che abbiamo a tutto ciò che riguarda la forma. La dipendenza nei confronti della forma e dell'emozione è anche uno dei maggiori ostacoli dell'umanità verso lo sviluppo spirituale ed è una delle principali energie che alimentano il processo di reincarnazione. Quindi questa dipendenza dalla forma, quindi dalla materia fisica, ci fa poi reincarnare, perché noi siamo dipendenti, vogliamo comunque, diventa come una sorta di droga, no? Il mondo fisico, il mondo, tutto ciò che riguarda la materia. Vi volevo leggere una storia bellissima raccontata nel libro di William Bullman, Come uscire fuori dal corpo, a pagina 196. Quando mia zia morì, tornammo a casa per partecipare al funerale.
Durante l'infanzia avevamo abitato a due isolati da casa sua e le nostre famiglie erano state molto vicine. Dopo essere stata una fumatrice accanita per 73 anni, mia zia era morta per un lungo attacco di enfisema. Mio zio, che si era per numerosi anni occupato di lei, aveva reagito molto male alla sua morte. Alcuni mesi dopo, durante una vacanza, mi trovavo nel letto alle prime ore dell'alba, tra lo stato di veglia e il sonno, quando ebbi un'esperienza fuori dal corpo. Mi ritrovai immediatamente nel salotto di mio zio, dove trascorrevo il tempo ad alleviargli il dolore. A un certo punto nella stanza comparve mia zia. Aveva i capelli scuri ed era più magra di come la ricordassi. Le sue guance mostravano un incarnato salutare e lei sembrava contenta. Per verificare la mia visione, chiesi a mio zio se poteva vedere qualcosa di diverso nella stanza. Non volevo allarmarlo rilevandogli la mia visione, ma lui non aveva alcuna idea che lei fosse presente. Anche se mia zia non parlò, sapevo che era lì per restare accanto a lui. Indossava una vestaglia da camera color pastello su una camicia da notte bianca e la vestaglia mutava di colore passando dal rosa al lavanda al blu. Notai che nella tasca aveva una scatola e le chiesi che cosa fosse. Tirò fuori un pacchetto di sigarette, proprio quello che sospettavo, e mi lanciò un ghigno diabolico. Si trattava di un pacchetto rosso di Pall Malls. Le chiesi se aveva davvero intenzione di fumarle e la sua sola risposta verbale fu sì. Fui stupito che dopo una malattia dolorosa avesse ancora tanta voglia di fumare. Vedete com'è interessante questa esperienza che ci racconta Bulman? L'esperienza di Linda mostra l'attaccamento della zia alla sua vita precedente e alla sua dipendenza dal fumo, a cui era rimasta molto molto legata. Tutte queste circostanze vincolano quindi sua zia alle realtà di tipo fisico del piano astrale, le regioni vibratorie inferiori o più dense del piano astrale, che sono simili esattamente a un duplicato energetico del piano fisico. Quindi questi defunti che rimangono attaccati alla materialità vanno poi, una volta che disincarnano, vanno a sperimentare un duplicato energetico del piano fisico, esattamente identico al piano fisico. Questo che cosa succede? Che se noi siamo fisicamente dipendenti da sostanze quali cibo, alcol, medicine, tali dipendenze continueranno a manifestarsi anche dopo la morte. E ciò vale in particolar modo anche per le dipendenze fisiche, non solo per le dipendenze da queste sostanze, no? Perché anche le dipendenze fisiche, psicologiche, sono anche una vera e propria forma di attaccamento, no? Di legame, di droga, per esempio legami con persone, luoghi, denaro, stili di vita, determinati stili di vita o comunque un determinato status sociale o potere. Possiamo rimanere legati a questo tipo di stile di vita e questo ci può poi determinare quello che sarà la nostra esistenza dopo la morte. Tutti questi legami, tutte queste dipendenze sono create e mantenute dalla nostra mente, quindi se noi siamo qui in un determinato modo e ci manifestiamo in un determinato modo anche psicologico, la stessa cosa avverrà una volta che disincarneremo dal corpo fisico, rimarremo, diciamo, in questo stato, a mantenere questo stato mentale. Quindi è importante rompere la dipendenza dalla forma. Quando noi viaggiamo in maniera astrale ci rendiamo conto che dobbiamo superare queste dipendenze dalla forma fisica e questi attaccamenti. Tutto il mondo visibile e invisibile è una forma di energia e non vi sono vie d'uscita alla creazione energetica dei nostri corpi sottili e delle nostre energie e della nostra mente. È opportuno vincere le nostre dipendenze, quindi, no? E i nostri legami, poiché questi rappresentano le ancore che ci tengono legati alla densità della forma e della materia. Quindi qual è uno dei maggiori vantaggi dell'esplorazione extracorporea? Uno dei maggiori vantaggi è quello è rappresentato dalla nostra capacità estesa di risolvere blocchi e attaccamenti attraverso l'esperienza e il confronto con la loro sottile fonte invisibile.
Cosa dobbiamo comprendere per rompere questa dipendenza dalla forma? Dobbiamo comprendere innanzitutto che l'anima non ha né forma e né sostanza. Noi non siamo umanoidi in realtà, qui siamo umanoidi, qui nel pianeta Terra, ma in realtà noi nel mondo astrale siamo pura coscienza, siamo esseri spirituali, quindi senza forma e senza sostanza. Tutto quanto ha forma qui nel piano fisico è un qualcosa di transitorio. Va e viene. Transita. La forma umana con la quale ci identifichiamo ora è solo un veicolo, è solo un'espressione temporanea della coscienza. Tutte le forme e i corpi energetici, fisici e non fisici, sono strumenti in realtà della coscienza. Molti esseri umani, noi siamo compresi, siamo dipendenti dal corpo, dalle sensazioni, ma non solo dal corpo e delle sensazioni, ma anche delle emozioni ad esso associato. Quindi l'attrazione e l'ossessione umana per la forma e l'emozione sono le cause principali della reincarnazione, quindi del ritorno e della ripetizione di una vita fisica. Qual è il nostro obiettivo spirituale? Il nostro compito spirituale principale è quello di risvegliarci e sperimentare consciamente l'essenza spirituale oltre i densi limiti corporali. A tale scopo, l'esplorazione fuori dal corpo controllata ci offre un metodo diretto ed efficace. Da questo momento in poi, dobbiamo provare a rafforzare il nostro potere personale per essere aperti a qualsiasi tipo di esperienza spirituale. Quindi creare una nuova disposizione mentale focalizzata sulla nostra intenzione ed esperienza spirituale. Cerchiamo di trasformarci piano piano, dapprima a tempo part-time per così dire, poi a tempo pieno, in veri e propri esploratori spirituali. Questo atteggiamento è il passo essenziale verso una profonda esperienza.